Allora Pasquale, ciao. Prima di tutto, ci dici dove ti trovi in questo momento, in quale parte dell'Alaska? Anchorage, sono rientrato ad Anchorage stamattina con un volo da McGrath e quindi adesso sono a casa, tranquillo. Come stai? È stata dura, eh? Sto molto molto meglio rispetto alle altre volte, non sono per niente stanco, diciamo. In effetti ho riposato molto di più. Ho una tosse, un mal di gola e un principio di congelamento all'alluce sinistro che sta già guarendo. È stata più dura a livello fisico, dici di no, però è stata più dura visto che era un percorso raddoppiato rispetto all'altra volta. Com'è andata la gara? Benissimo, sono felicissimo di averla portata a termine, sono felicissimo di come ho reagito agli imprevisti sia di salute che di incidenti di percorso e questo mi ha dato ancora più conferme di quelle che sono diciamo, le mie capacità, la mia predisposizione a questo tipo di manifestazioni. E mi dicevi all'inizio, quando insomma ci siamo sentiti con la Siripide, non direttamente noi, che tu eri l'unico italiano della tua categoria, sci di fondo. Quando tornerai, e soprattutto questa volta il pollino ti ha aiutato un po' di più, dicevi all'inizio, perché tutto l'addestramento, tutta quella fase di preparazione l'hai fatta completamente sulla tua montagna. Tra gennaio e febbraio ho fatto quasi 55 giornate sugli sci, quindi vuol dire che quasi ogni giorno degli ultimi 2 mesi ero sugli sci, quindi mi sono preparato tantissimo. Sì, mi ha aiutato soprattutto con la testa, con la mente, diciamo, essere lucido, convinto e deciso nelle decisioni anche nonostante gli imprevisti. Quando ti bagni i piedi di notte a meno 20 gradi da solo, lì hai pochi minuti per decidere cosa fare. Mi sono acceso un fuoco, sono rimasto 4 ore fermo ad asciugarmi i piedi perché non avevo altra soluzione. Era l'unico modo per riuscire a non congelarmi i piedi di notte. Quindi questa predisposizione, questo spirito anche di adattamento aveva a seguito una serie di accessori che mi servivano per tagliare legna, per accendere un fuoco, mi ha salvato diciamo, i piedi, ma anche la continuazione della gara. Beh, dopo tutto questo racconto e dopo tutte queste esperienze che hai fatto, tu prima di partire hai scritto tra l'altro una cosa molto bella anche in riferimento a quello che stava accadendo e che sta accadendo in Ucraina. Bisognerebbe solo fare guerre contro se stessi, no? Per superare i propri limiti e per migliorarsi sempre. La classifica a questo punto è un fattore secondario, naturalmente, no? Però, qual è la situazione di classifica? Tranquillamente in lotta per il secondo e terzo posto fino all'incidente in acqua. Da lì in poi non mi è importato più della classifica, però mi importava portare a termine la gara. Sapevo di poterla finire stando attento a curarmi i piedi, quindi non farli prendere ulteriore freddo e cercare di tenerli all'asciutto. Quindi ho sempre dormito nei checkpoint, non ho mai dormito all'aperto. Questo mi ha aiutato a non creare danni anche irreparabili ai piedi, quindi è diventata una corsa alla fine della classifica. Sono arrivato alla fine quarto su sei partecipanti, quindi va bene lo stesso, ma non è quella l'importanza. Ok, Pasquale, senti, noi ti aspettiamo, eh? Quando tornerai? Allora,
13 in Italia, il 13 a Napoli. Ok, ti aspettiamo e troverai quasi sicuramente molta neve, anche qua. Infatti sto vedendo.